Domenica di Passione. Con questa domenica inizia la settimana santa. È la settimana che è il cuore di tutto l'anno liturgico, perché in questa settimana noi celebriamo il mistero pasquale di Gesù. Questo mistero consiste proprio nella sua immolazione al Padre, accogliendo una morte ingiusta, dando a questa morte un significato salvifico. Cristo fu obbediente fino alla morte e alla morte di croce. E l'obbedienza è la chiave con cui noi dobbiamo sempre interpretare la morte di Gesù. Ma questa morte ha un suo epilogo nella risurrezione. Gesù viene messo nel sepolcro, ma risorgerà per la potenza di Dio. Alla luce di questa morte, alla luce di questa risurrezione, dobbiamo coniugare anche tutta la nostra esistenza. Questa domenica di Passione è una domenica ambivalente. C'è il momento della gloria, l'entrata gloriosa di Gesù in Gerusalemme, accolto soprattutto dai fanciulli e dai suoi devoti, con un osanna, agitando palme di ulivo. Noi ti accogliamo come il re di Israele, come colui che realizza le promesse messianiche. Tu sei il Messia, tu vieni in nome di Dio tra di noi. Ma questo momento di gloria cede il passo al momento della passione. Sembrano due momenti che stridono, in realtà sono due momenti che si completano a vicenda. Gesù veramente è venuto in nome di Dio a portare la parola di Dio, una parola di verità, una parola di santità, una parola di redenzione, una parola di speranza all'uomo. Lui veramente era il Messia, ma come ha realizzato questo messianismo? Ossia questa missione. Qual era il progetto del Padre su di lui? Il progetto del Padre era proprio questo, che doveva morire, essere obbediente fino alla morte e alla morte di croce. La liturgia ci ha presentato alcune letture, le nostre riflessioni, ecco, facciamole partire proprio dalla parola di Dio. Un brano di Isaia, del capitolo 50 di Isaia, si parla del servo di Yahweh. Questo servo dice queste parole: il Signore mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro, ho presentato il mio dorso ai flagellatori. Ecco questo richiamo a questo servo che ascolta la parola del Padre. Avrebbe dovuto vivere questa antinomia nella sua esistenza, essere bistrattato, essere condannato. Tutto il Vangelo di Luca è come un percorso verso Gerusalemme, e Gesù, mentre fa questo percorso, continuamente dice agli apostoli, ecco, che lui sarebbe andato a Gerusalemme dove si sarebbe realizzata l'ora, la sua ora, e la sua ora era proprio la sua morte sulla croce, la morte redentiva. Come un agnello sarebbe stato condotto al macello, però sarebbe stato causa di salvezza per molti. Continuamente Isaia ripete questi concetti. Nella seconda lettura abbiamo ascoltato un inno cristologico. Paolo ce lo propone nella lettera ai cristiani di Filippi. All'interno di questa lettera Paolo dice: fatevi imitatori miei come io lo sono di Cristo. E allora presenta la missione di Cristo, che è una missione di fare l'obbedienza del Padre. E dopo aver presentato questo inno cristologico, Paolo incita i filippesi a vivere di carità. È bellissimo questo concetto. Non possiamo interpretare la morte di Cristo se non in un'ottica di carità, oltre che un'ottica di obbedienza. Una carità verso il Padre, una carità verso i fratelli. E proprio su questa falsariga
Paolo dice: comportatevi anche voi come Cristo si è comportato, voletevi bene, amatevi, date la vita anche voi come Cristo l'ha data a tutti noi. Nell'inno cristologico che abbiamo proclamato ci sono due momenti. Il primo momento parla proprio di questa obbedienza al Padre, che diventa un'obbedienza caritativa, un'obbedienza cioè di amore al Padre. Il secondo momento dell'inno invece è: per questo Dio lo ha esaltato. Il momento della kenosi, dell'annullamento, dell'umiliazione, dell'obbedienza fino alla morte, un'obbedienza cioè totalizzante alla vita di Cristo, per questo Dio lo ha esaltato. E questa obbedienza la causa poi della risurrezione, e questa obbedienza la causa della salvezza di tutti gli uomini in Cristo che si è immolato per i peccati degli uomini. Non c'è altra lettura del sacrificio di Cristo. Questa ottica di amore obbedienziale. E Gesù lo dobbiamo imitare proprio in questo. La nostra vita deve essere una continua adesione alla volontà del Padre, anche noi a spinare il nostro orecchio per ascoltare il Padre, anche noi accettare i flagelli della vita, ma con un'ottica di speranza. Il Padre permette tutto questo, perché questa è la pedagogia del Padre: chi mi vuol seguire prenda la sua croce e mi segua. Questo è il cristiano, seguace di Cristo. Abbiamo ascoltato la passione. Secondo Luca: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. L'amore di Cristo raggiunge il culmine quando accetta la sua morte senza puntare il dito, ma quasi con parole di scusa dice: Padre, questi sono fratelli miei, io sono venuto proprio per salvarli, Padre, perdona loro. Ma questo perdono è qualcosa di impegnativo per l'uomo. O Padre, fa conoscere loro quello che stanno facendo, perché prendano coscienza, ritornino a te. Padre, perdona. Un'altra parola che Luca ci presenta è rivolta a quel ladrone che stava per morire con lui sulla croce. In verità io ti dico, oggi con me sarai in paradiso. E la terza parola, l'ultima delle parole: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Anche Stefano, vero cristiano, dirà queste ultime parole: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Anche noi, seguaci di Cristo, dobbiamo vivere la nostra vita proprio come un consegnarci nelle braccia amorose di questo Padre, di questa Madre, che è Dio, che ci ama, che ci ha creato per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita, ma per poi goderlo eternamente nel cielo, e con la morte intesa proprio come questo abbandonarsi nelle braccia del Padre. Amen, amen, amen.